È del 1991 la legge regionale Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po, voluta col preciso intento di cercare una soluzione praticabile, un compromesso possibile, la convivenza delle attività turistiche con la salvaguardia della biodiversità. Con la guida del professor Giorgio Celli, fu istituito a Comacchio il Centro di Ecologia Applicata del Delta del Po, lo strumento tecnico-scientifico per la gestione di un progetto di lotta fortemente mirato alle larve, con il preciso obiettivo di ridurne il numero prima che possano diventare zanzare adulte. Una lotta di tipo preventivo, dunque, che richiese la conoscenza capillare del territorio e della distribuzione dei focolai nello spazio e nel tempo delle fasi stagionali. Si impostò quindi un grande lavoro di mappaggio dei focolai di sviluppo larvale per costruire l'atlante dei luoghi di sviluppo delle zanzare del Delta del Po.